Io innanzitutto voglio ringraziare agli organizzatori di questa iniziativa, perché credo che sia molto importante per noi vecchi combattenti, ma soprattutto per i giovani. Io voglio dire alcune cose, così dette testimonianze. Io fra pochi giorni compio 90 anni. La prima ribellione della mia vita l'ho avuta a 7 anni. Sono nata in una famiglia di comunisti antifascisti. Dico comunisti perché nella famiglia di mia madre erano 9 fratelli, maschi e femmine, 3 dei quali hanno partecipato alla fondazione del Partito a Livorno. Dunque per me fare scelte non è stato difficile, perché ho succhiato quel latte da quando sono nata. E mi sono sentita male, molto male, il giorno che un certo Occhetto ha deciso di sciogliere il Partito Comunista. Perché anche se abbiamo fatto degli errori, e li avremmo fatti, comunque gli errori si possono sempre recuperare. Se distruggo quello che ho costruito o quello che hanno costruito i nostri avi, non trovo più niente. Allora dicevo che la prima ribellione l'ho avuta a 7 anni. Eravamo 30 bambini in una pluriclasse, perché allora ai miei tempi c'erano le pluriclassi, prima e seconda elementare. Avevamo una maestra, non ridete però, che veniva da Predappio. Ho detto tutto. Però a noi bambini ci sembrava una cosa molto bella, perché veniva in divisa, col fezzo in testa, la salariana, la bandoliera. E noi bambini, io avevo 7 anni, era il 32. E arriva quel giorno e ci dice che dovevamo andare tutti vestiti da figli della lupa e piccole italiane. Mia madre era una donna molto attenta, perché già aveva avuto modo di scambiare opinioni con questa maestra. Quando arriva a casa dice: cosa avete fatto oggi a scuola? Allora io, tutta fremente, ganza come si diceva, ho detto: ha detto la maestra che dobbiamo andare tutti vestiti da figli della lupa. Perché mi era piaciuto di più i figli della lupa. Mio padre era molto attento, ma parlava poco. Allora mi dice, in dialetto romagnolo, perché io sono nata a Gemmano, provincia oggi di Rimini, ma ieri era di Forlì. Allora mio padre mi prende per mano e in quelle case di campagna mi mette fuori dalla porta di casa al buio e mi dice in dialetto nostro: allora se c'è la fiola della lupa, o tocca andare a cercare la lupa per se tuo magnè. Traduco: allora se sei la figlia della lupa, siccome qui c'è poco da mangiare, bisogna che vai a cercare la lupa. E mi mise fuori dalla porta di casa. Io sono rimasta un pochino lì e poi ho bussato. E io ho detto: ma io mica sono la figlia della lupa, sono la figlia vostra. Allora sempre in dialetto nostro mi dice mio padre: allora se te fai ma va, magna.
Allora, se hai fame, vai e mangia. Ma il bello viene adesso. Quando sono arrivata a scuola quel giorno, eravamo una trentina di bambini, fra la prima e la seconda elementare. Quel giorno che dovevamo andare in divisa, eravamo tre che non avevamo la divisa. Si vede che quel giorno doveva essere un sabato, penso, però non lo so. La maestra viene da me e mi dice: Costa, perché non siete in divisa? Perché io non sono la figlia della lupa, sono figlia di Costa Matteo e Zeppa Tullia. Ecco, lì inizia la mia storia. Allora non è stato nemmeno molto difficile. Poi il 4 maggio del 44, perché poi ci trasferimmo a Rimini, iscrivermi al Partito Comunista Italiano. Ma stavo in una famiglia di comunisti, per me è stato facile. Ed ho continuato le mie battaglie fino a che avrò respiro, continuerò a lottare per i diritti, la libertà, la democrazia, la pace e il lavoro, perché queste sono le cose sulle quali io ho sempre creduto, diciamo dalla nascita, e continuo a credere ancora oggi. E spero proprio che i giovani prendano in mano le redini di questo paese, perché noi oggi siamo governati da un governo, e scusate, io sono arrabbiatissima, che distrugge la Costituzione italiana, che è nata e scritta col sangue dei nostri morti. Allora, credo, un altro piccolo inciso lo faccio. Quando dicono che le donne non hanno partecipato alla guerra di liberazione, basta vedere i morti, le combattenti, le medaglie d'oro, d'argento, tutto quello che c'è attorno. Però io continuo a dire che quella è stata una guerra di popolo, perché se il popolo non partecipava, e le donne in particolare, noi ancora avevamo i nazisti in casa. E se non siamo attenti, ritornano. Io continuo, vado nelle scuole e continuo a incitare i giovani perché prendono in mano le redini di questo paese. Perché la nostra Costituzione ha solo un difetto: non è mai stata applicata. Facciamo in modo che non venga distrutta e che venga applicata. Perché al primo punto, all'ordine del giorno, primo punto della Costituzione, c'è: la Costituzione italiana è fondata sul lavoro. Allora, ma che vogliamo di più? Perché non la facciamo applicare? Allora continuo, mentre dicevo che le donne, anche se non hanno imbracciato il fucile, perché io il fucile non l'ho mai imbracciato, mi davano due borse con una bicicletta e mi dicevano dove dovevo andare a portarle, e questo facevo. Una mattina a Rimini percorrevo una strada, via dei Cavalieri, e già ero in stato interessato di mio figlio, perché era il 14 agosto del 44 e dovevano recarmi dove erano i tre martiri, che allora non erano ancora martiri. Mentre transitavo per questa strada, le donne che stavano fuori dal portone di casa, che facevano l'uncinetto o qualche altra cosa, si sono alzate tutte in piedi e non dovevano sapere quello che facevo. Però lo sapevano, perché mi hanno intimato: torna indietro, torna indietro. Perché se arrivavo dove dovevo andare, non erano tre i
i martiri, ma forse erano quattro, eppure mio figlio non sarebbe mai nato. Ecco, queste sono le testimonianze che io ne potrei dire tante, ma non voglio tediare nessuno. I dati che sono stati pubblicati peccano, ma non perché, ma peccano perché io sono una di quelle che non è iscritta a nessun posto, perché il giorno che si doveva andare a fare l'iscrizione all'AMPI, il mio comandante, che era mio zio, il fratello di mia madre, uno di quelli del 21, mi disse: ma tu l'hai fatto perché volevi la medaglia o l'hai fatto perché ci credevo? No, ci credevo e credo che abbiamo fatto bene a fare quello che abbiamo fatto. Allora vai, vai a casa.